come in tutti i più grandi spettacoli, i protagonisti non sono soltanto quelli che sono sul palcoscenico, ma anche coloro che vivono dietro le quinte e che contribuiscono con il loro lavoro a rendere unici questi spettacoli. Nel caso della Festa della Bruna, queste figure sono tantissime. Una di queste, ad esempio, è il Maniscalco, che si occupa di un compito assolutamente particolare, quello di ferrare cavalli e muli, che sono tra i protagonisti della Festa della Bruna nella giornata del 2 luglio, per la lunga traversata che compiono in quelle ore molto particolari di festa. Noi ne abbiamo incontrato uno, il Maniscalco materano, Emanuele Montemurro, che oggi è ospite della scuderia Vento Barocco. Il lavoro del Maniscalco alla fine si svolge durante tutto l'anno, cioè i cavalli vanno sempre ferrati, però in occasione della Festa della Bruna, diciamo, la competenza del Maniscalco è quello di applicare ferri antiscivolo, per via del fatto che c'è un fondo molto sdrucciolevole, che sarebbe soprattutto Piazza Vittorio Veneto, fin sopra la cattedrale, dove per necessario fare in modo che i cavalli abbiano una buona aderenza. È un cavallo murgese, tipico di questa zona, delle nostre parti. È anche un campione di razza, si chiama Onyx. Questa è l'incassatura della barbetta, si chiama. La barbetta è questo pezzo di questa parte del ferro che viene incassata nel piede e dà più robustezza alla ferratura. Deve essere centrata al piede, quindi il maniscalco deve guardare bene in modo tale da adattare il ferro quanto più possibile al piede e non viceversa. Adesso il ferro è stato forgiato e adattato come forma perfettamente alla forma del piede del cavallo, quindi possiamo proseguire con l'inchiodatura vera e propria dell'applicazione del ferro sul piede. Allora, dopo aver messo i primi due chiudi, riporgiamo il piede a terra e ricontrollo un po' come è posizionato il ferro. Se tutto va bene, continuo con l'applicare gli altri chiudi. Viene chiamata ribattitura. Per poter tagliare il chiudo, e alloggiarlo. Ci sono varie tipologie di ferri che in base al costo e anche alla qualità, diciamo, il cavaliere o io per lui scelgo di applicare sotto al cavallo. Si usano mettere anche le scarpe, lasciando la ferratura normale, ci sono anche le scarpe da mettere sopra al ferro normale, alla normale ferratura. Però non tutti i cavalli le sopportano, non le sanno tenere i piedi. Il giorno della festa più che altro faccio un supporto, però il grosso è fatto. Il giorno della festa può capitare che se ne viene il ferro a qualche cavallo, io non per strada ovviamente, quando torna all'ora di pranzo lo riapplico e lo risistemo. Mi è sempre piaciuto come mestiere, già da quando ero piccolo facevo l'alzatore, che era una figura che serviva al maniscalco per tenere solo i piedi, quindi ero d'aiuto al maniscalco, cioè era un metodo di ferratura diverso da quello che vedete oggi, dove io ferro da solo, faccio tutto da solo. Prima si lavorava in due, che viene detto metodo all'italiana. La cosa bella è vedere soprattutto i ragazzini che magari vanno per il primo anno alla festa o comunque sia, più che altro vedere i genitori che magari sono pure un po' anziani, che lo fanno con passione, pure quando vestono i propri figli, quando si preoccupano anche i genitori, la famiglia,
pure di quello che deve essere la ferratura da fare, proprio perché c'è questo attaccamento alla fede, c'è questa passione che insomma attira anche la famiglia, cioè questa cornice qui mi piace. Senti, come le passioni si tramandano, cioè non per imposizione, per esempio, capito? Quindi come è stato fatto a me, con mio padre, così faccio io, fare io con le mie figlie, anche se sono un po' assente il periodo della festa, perché io poi sono un desaparecido, cioè sparisco e non, mia moglie, le mie figlie mi vedono la sera poi. Perché è così, da appassionato alla festa è così.